secondo me il genio slogico c'entra e c'entra molto. Il problema è che bisogna essere molto bravi. Allora, forse nei miei progetti il genio slogico non esce bene perché non sono sufficientemente bravo. Cioè non ho questa capacità ancora di traduzione del luogo, dell'anima, dello spirito, e non riesco a far leggere come questa anima, questo spirito del luogo riesce a trasformarsi in un progetto contemporaneo. È una questione di capacità, secondo me. Ecco. L'unico motivo per cui valga la pena di spendere la propria vita in questo mestiere è proprio quello di essere traduttori e interpreti della terra e delle differenti terre. L'indagine sul luogo c'è, è importante, la faccio quasi sempre, e mi serve per capire quali sono le relazioni tra un oggetto che si va a definire, un contenitore, un'architettura, e quelle che sono le tensioni sul territorio nel quale è collocato. Possono essere anche tensioni molto, come dire, molto attive, molto forti, oppure sono soltanto, come dire, dei rapporti di forme, di colori, di materia, di tattilità. Una buona regola è quella di girarsi intorno e vedere quello che ci circonda quando andiamo a fare un intervento progettuale in un certo posto. E spesso nel fare questa operazione ci rendiamo conto che quello che ci circonda a volte non è un granché, quindi facciamo queste operazioni di rottura. Quando poi invece è possibile trovare così delle attinenze con il luogo, quindi cercare così di declinare le intenzioni, diciamo, con il preesistente, allora a quel punto, diciamo, si riescono ad ottenere le citazioni. Nel caso mio di Cerro Maggiore facevo un intervento per la Una Hotel in un ex discarica e la tipologia edilizia era una tipologia di casette a un piano, quindi il rapporto col territorio era difficilissimo. Abbiamo preferito fare un'architettura del movimento e quindi cercare di fare la rottura, l'architettura simbolo. Il Sixty Riccione è nato con un'intenzione ben precisa, quella di far venire l'anima fuori, l'anima di Riccione, che fino ad ora è un'anima comunque nascosta da 50.000 altre situazioni stantie come vecchi hotel anni 50, non tenendo conto di quella che era invece la realtà di ora di Riccione, una realtà fatta di giovani, fatta di discoteche, fatta di divertimento, una cosa che mancava. Il genius loci è anche questo, il genius loci è anche cercare di capire quali sono le trasformazioni del luogo e far venire fuori la contemporaneità. Quello che stiamo facendo con Marco a Dubai piuttosto che in Russia, eccetera, ci troviamo in un panorama che è veramente sconfortante. Dall'altra parte però c'è un vantaggio, cioè il genius loci in questo caso, quindi questa ricerca culturale che fa Luca, che fa Marco, che facciamo noi, può in qualche modo dare la spinta a far riprendere questo tipo di discorso. Il tema è sempre diverso perché l'ispirazione non ti viene solo dal luogo, ma ti viene dal nome, dall'architettura che ha eventualmente questa costruzione dove tu vai ad intervenire, perché a volte ci capita di trovare edifici che avevano un altro segno, un'altra storia, un altro significato, e noi dobbiamo interpretarli per dargli una nuova vita. Siccome voi tutti qui lavorate, buon per voi, di sicuro nell'alta gamma, volevo chiedere, uno, se state facendo qualche cosa nell'altro senso, e due, quali potrebbero essere le idee. Chiediamolo per primo a Renzo Costa, che sta lavorando al billionaire, che si sta proprio altro che altra gamma, alta gamma. Hai mai fatto qualcosa per poveretti tu? Per gli amici che non mi pagano. Ah, ecco. Ovviamente l'indicazione che c'è comunque anche in un settore, diciamo, di livello medio-alto per il quale noi lavoriamo, che non produciamo cose di prima necessità, quindi siamo, diciamo, su un utilizzo, diciamo, vicinissimo al lusso e al superfluo, è comunque di ottimizzare i costi, sia per proprio come costo di produzione che come filosofia sull'investimento, cioè si tende ad evitare quello, diciamo, che progettualmente può essere superfluo. Penso che anche altri tra noi stiano affrontando il tema su un piano disciplinare diverso che è quello del design. Cioè, secondo me, attraverso il design si può fare un'operazione di sviluppo, di messa a punto, di chiamiamo
elementi semilavorati o finiti dell'architettura e dell'architettura di interni che possono essere utilizzati da altri per andare a realizzare delle situazioni che chiamiamo low cost. Il fatto che il design non nasca dal sogno che uno faccia di notte, ma nasca da un'esigenza di cantiere, nasca da un'esigenza di budget o nasca da questo tipo di... Questa è la salvezza per le aziende, secondo me, in questo momento qui. Perché noi vediamo dei fenomeni di cui non faccio nomi, pazzeschi, di designer, più volte in copertina delle riviste, eccetera, e poi si va all'interno delle aziende e si scopre che di pezzi non ne hanno venduto uno in un anno, con quello, è una cosa paradossale, cioè un mercato completamente ubriaco. Quando ci sono dei budget più contenuti, ci sono degli stimoli più interessanti che uno deve in qualche modo trovare, affrontare per poter avere comunque un progetto, un prodotto interessante. A Riccione abbiamo lavorato con 30 giovani artisti, per esempio, che hanno dato qualità a un lavoro che in realtà era molto basico. Il momento del low cost in questo contesto, anno un ultimo di crisi generale di cui tutti ci preoccupiamo, insomma. Ma il low cost adesso è molto sentito, però è un low cost un po' di nicchia. È un po' di maniera. Faccio un esempio, uno dei nostri ultimi lavori che stiamo per fare a Milano è un loft hotel. E quello che abbiamo visto un po' questa contraddizione, no? Del togliere, mettere elementi poveri per identificare questo nuovo tipo di ospitalità, però senza perdere nel servizio che l'albergo darà poi al cliente. Beh, comunque sono sempre realizzazioni di livello alto, mi sembra. Di livello alto, ma povere all'interno, quindi un po' una contraddizione. Beh, ho capito, cioè, però... Spendo poco, loft hotel, già nella parola stessa, voglio etichettare uno stile, un design, un'immagine, evocare qualcosa al mio cliente, però mi posiziono in alto. Come dire, serviamo anche quelli ricchi di spirito, non soltanto quelli ricchi di soldi, quindi adesso, questo non vuol dire, insomma, si può essere ricchi qua, anche stando in una situazione di libertà assoluta. È un contenitore che in una qualche maniera abbia un grado di variabilità, nel senso io ci torno dopo 4 mesi e so che c'è una novità, un cambiamento, eccetera. Stiamo facendo un progetto in Kuwait in questo momento, dove nella lobby c'è una sala esposizioni, dove all'interno della lobby di questo hotel c'è una sala esposizioni dove sono degli schermi LCD che cambiano continuamente, quindi gli scenari cambiano in modo continuo. Non interessato neanche per un millimetro a questa faccenda. Vado a Istanbul, vado a Shanghai, vado nello stesso albergo, guai se me lo cambiano. L'importante effettivamente è dare una memoria a chi fruisse dell'albergo, del ristorante, di qualsiasi altra cosa che serve per dare un'atmosfera, che hai l'interesse per ricordarlo. Quello che abbiamo fatto a Cagliari è un luogo dove continuamente sono mostrati oggetti d'arte, giovani artisti, la materia, in Sardegna sono molto vicini ai metalli, ai legni, alle pietre, giovani artisti che usano questi spazi pubblici come luogo di rappresentazione, di racconto dinamico. Ci sono i costumi di scena che arrivano dal teatro legati a ogni rappresentazione, e quindi è una dinamica però prevista all'interno della macchina. È una questione che è la nuova questione dell'architettura, del progetto e della cultura, che è l'etica, il ritorno a una situazione di etica nel progettare. Allora, io conosco bene alcuni di quelli che sono qui e sono sicuro che condividono questa scelta, questa vocazione che l'architetto da oggi in poi deve avere, e questa crisi economica aiuterà in questo senso. Diventa poi indifferente se lui fa la cosa del milionario, io la villa per il russo da 600 metri quadri in Costa Smeralda, o la casa popolare. Ambedue i progetti avranno delle ragioni
che non sono delle balle, ma sono il tentativo di migliorare di un millimetro questo mondo in cui viviamo. Ecco, se l'architetto si riappropria di questa piccola missione, piccolissima, perché è uguale a quella del cuoco o della sartina o di chi volete voi, ma questo è il nostro compito, si torna a un'architettura, a un progetto etico che tiene insieme di nuovo il mondo del progetto come un pacchetto unico.